Noi siamo molto contenti che ci sia questa call che dimostra ancora di più quanto un evento sportivo possa essere un mezzo non solo appunto per far conoscere lo sport, lo sport della vela in questo caso, ma per smuovere anche tutta un'altra serie di settori dell'economia, dell'innovazione legati all'ambiente. Il Blue District ormai ci ha abituato a fare di queste call che sono molto importanti per il rilancio della Blue Economy, per il rilancio dei giovani. In questa Call for Innovation va in un'ottica di sviluppo e crescita ovviamente di Ocean Race, si collega all'attuazione dei piani dello sviluppo del mare anche in ambito sportivo, è molto importante. Con questa call i nostri giovani avranno la possibilità di far crescere i loro progetti anche grazie alla collaborazione degli altri enti come il Politecnico di Torino, e crediamo che sia molto importante perché il Blue District deve portare, deve trascinare l'economia del mare genovese verso nuovi orizzonti che si stanno sviluppando in questi anni insieme allo stesso Blue District, ma insieme a tante altre realtà del mare legate al mare della nostra città. Ancora una volta il mare, approfittiamo di questo evento della finale dell'Ocean Race per lanciare una call e lanciare una chiamata non alle armi, ma diciamo una chiamata a tutti quelli che, tutti gli operatori e tutti gli investitori che vogliono con le start-up ripartire da Genova, perché Genova, che ha nel nome proprio, lo sappiamo tutti, l'etimo della porta di mare, non di porto di mare ma anche porta di mare, evidentemente gioca tutte le sue carte, buona parte delle sue carte proprio sul mare. Questa call devo dire che è assolutamente importante per la città di Genova, ma anche per Fondazione San Paolo, perché dà dell'opportunità dei giovani a mettersi in gioco su dei risultati molto concreti e nell'immediato. Il fatto di coinvolgerli per Ocean Race io credo che sia assolutamente fondamentale, una vetrina internazionale, quindi creare, dare la possibilità di creare nuove aziende, nuove idee imprenditoriali e realizzarle nell'immediato.